Ciao a tutti, buonasera. Questa sera voglio raccontarvi un po' delle cose che sono successe quest'oggi e delle tante notizie che sono rimbalzate attraverso i social. Innanzitutto vi posso dire che purtroppo i numeri stanno aumentando ancora, non in maniera drammatica, ma c'è ancora qualche ulteriore situazione di persone che hanno contratto questo virus. Ma la cosa che volevo dirvi è che avrete sicuramente visto sui social che non abbiamo tenuto una conferenza stampa in cui avremmo dovuto raccontare i risultati della giornata, perché sembra che una mia stretta collaboratrice abbiano accertato che ha a sua volta contratto questo virus. Ebbene sì, amici, si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, una persona che io stimo tantissimo, una persona che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima, e purtroppo è risultato delle analisi alle quali si è sottoposta di essere positiva al coronavirus. Per tutto ciò, evidentemente, anche noi che facciamo parte della stessa squadra, anche io, anche tutti i miei collaboratori, gli assessori, tutte le persone che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell'emergenza di questa infezione, siamo stati sottoposti a un test per accertare le nostre condizioni. È arrivato pochi minuti fa, volevo avvisarvi, volevo annunciarlo innanzitutto a voi amici, e la notizia è positiva. È positiva, io non ho alcuna, per ora non ho contratto alcun tipo di infezione. Nessuno di tutte le persone che sono state sottoposte a questo esame a sua volta ha contratto alcun tipo di infezione, per cui possiamo continuare a lavorare, possiamo continuare a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per interrompere la diffusione di questo virus. Sono contento per me, sono contento per i miei collaboratori, anche se da oggi qualcosa cambierà, perché anch'io mi atterrò a quelle che sono le prescrizioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per 2 settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che mi circondano, tutte le persone che vivono con me, soprattutto tutte le persone che lavorano con me. Oggi ho già passato la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farla nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa, se mai dovessi positivizzarmi, se mai dovesse nei prossimi giorni essere contagiato da questo virus, per evitare che qualcuno possa essere da me a sua volta contagiato. Quindi, quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo, non spaventatevi, sono sempre io, anche se sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione, ma io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo. Me lo auguro perché sono convinto che con l'impegno che stiamo mettendo noi e con l'impegno che stanno mettendo tutti i cittadini, nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi ad interromperla in modo di poter ritornare a vivere in maniera assolutamente tranquilla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo. Grazie amici e buonasera a tutti.